Siamo con Laura Plati. Laura Plati, che rappresenti per Celtica? Diciamo la direzione tecnico-organizzativa, quindi ci dividiamo tra direzione artistica più Riccardo, tecnico-organizzativa la mia parte. E siamo qui nel bosco del Peterei. Esatto, ed è un momento particolare per voi. Allestimento, siamo praticamente, mancano 19 giorni a Celtica, quindi c'è grande fermento, come hai potuto notare, operai un po' distribuiti in tutto il bosco. È un bosco secolare, questo è anche un bosco che viene dato in concessione, in gentile concessione, certo, dal comune tutti gli anni, solo per questa occasione, perché come hai visto è un bosco fantastico, racchiude una magia inenarrabile, nel senso che solo vivendolo riesci, certo, a capire che cos'è. E questo è un bosco che ci segue praticamente da sempre, perché sono 27 edizioni e 25 fatti in questo bosco. Le prime due avevamo fatte in un'area picnic che dista pochi chilometri da qua, sì, e che era un po' più attrezzata, diciamo, un po', sì, più... Ma sempre in Balvenie? Sempre qua, sì, sì, sì. Ah, sì. Okay, okay. A qualche chilometro da qui, nel senso che, come hai potuto notare, c'è un ingresso in questo, sì, bosco, proseguendo sulla strada, sì, sì, okay, oltre i due chilometri si arriva al, diciamo, al, alla zona originale dove è nata, certo, Celtica, ormai appunto 27 anni fa. Allora, io frequento Celtica dalla quarta edizione. Ah, ecco, poi, quindi le hai viste tutte in sostanza? No, tutte no, saltuariamente, tutte. Saltuariamente. Okay. Però, ecco, non sapevo che, sì, fosse nata lì. Sì. Io ero convinto che comunque le origini fossero proprio qui, in quest'area. No, è nata invece lì, qui ci come... siamo arrivati strada facendo, perché era, come ti dicevo, era un bosco, è ancora un bosco secolare, quindi c'è una protezione in particolare anche della Soprintendenza dei Beni Culturali. E quindi viene dato in concessione con tutte le, certo, riserve del caso, le attenzioni, le raccomandazioni, di tenerlo adeguatamente, come, certo, posso dire, protetto e quindi pulito anche. Quindi ci occupiamo anche della pulizia finale, della pulizia iniziale, perché si vede lo sforzo che viene fatto dai tanti volontari da sempre. Io arrivo da tanti anni ormai qui, un po' prima dell'inizio dell'evento, dell'inizio di festival, e vedo ovviamente il via vai e questa generosità di tante, sì, persone, esatto, che fanno tutto questo. Celtica vive di volontari, certo, noi abbiamo 180 volontari durante il festival, poi abbiamo una trentina di volontari che lavorano in diciamo alcuni mesi dell'anno, e poi uno zoccolo duro di 4-5 persone tutto l'anno. Certo. Quindi questa è un po' la, diciamo, il motore di Celtica è il volontario, certo, se non avessimo i volontari tutto questo non sarebbe possibile, neanche l'allestimento, perché immagino sono ore e ore di lavoro. Noi iniziamo a lavorare alla fine di maggio, quando la strada viene aperta dalle nevi, certo, praticamente, quindi saliamo, insomma, in perlustrazione. Di solito l'inverno in questo bosco può, a volte è mite, a volte no, quindi troviamo a volte alberi abbattuti dalle tempeste, dalla neve, eccetera. Immagino. E a volte un po' meno, quest'anno è un anno molto tranquillo, quindi... però è un anno molto fiorito, non so se... E la natura che se lo riprende, sì, e poi lo restituisce. Esatto. Io ho questa sensazione, perché arrivo di solito alla fine di maggio, e ho questa sensazione perché un anno ci sono stato qui fino a fine agosto, e un po' diverso era il bosco, sì, certo, in quella fase lì, no? Certo. Dopo una stagione, certo, dopo... ecco. Certo. Ma ti faccio questa domanda, visto, sì, che comunque siamo su un canale di viaggi, sì, dove c'è ovviamente questa voglia, no, che si esprime attraverso anche proprio il nome del canale Wanderlust, di conoscenza dell'altrove, conoscenza di ciò che è oltre, no, ciò che noi conosciamo, che è più vicino a noi. Che tipo di viaggio offre da 27 anni a tutti i partecipanti di Celtica questo evento? Perché anche questo è un viaggio. Certo, interessante domanda. Allora, il bosco di per sé per me fa il 90% della magia dell'evento. Quindi è magico, perché qui dentro per forza entri in contatto con te stesso. Devi per forza fare i conti con la tua interiorità. Smuove energie importanti. E già solo la natura di questo luogo. E quello che poi succede qui dentro è che chiaramente gli eventi amplificano, certo, amplificano. Quindi
E non è mai un caso entrare in contatto con un evento piuttosto che con un altro, nel senso che perché ho partecipato a quella conferenza, perché ho partecipato a quello stage, non sono riuscito ad andare a sentire altro, ma quella roba lì sì, perché ho incontrato queste persone, perché poi si fanno amicizie, sai che il motto di Celtica è l'ingresso del bosco, assolutamente, lo riprendiamo con lo striscione che dice non ci sono estranei qui, solo amici che non abbiamo ancora incontrato, quindi... Venire in questo posto è entrare in contatto con se stessi, con la relazione con se stessi, ma con la relazione con gli altri, e si torna arricchiti, indipendentemente poi dalle aspettative, perché a volte le aspettative sono magari solo correlate al programma, no? Certo. Ormai gli abitudinari di Celtica non stanno neanche ad aspettare la pubblicazione del programma, acquistano il biglietto, certo, a prescindere, perché sanno che indipendentemente dal programma artistico, musicale, conferenze, stage, artigiani, troveranno qualcosa. Celtica c'è sempre qualcosa, si torna con un bagaglio. Quindi per me Celtica è un viaggio nel viaggio, no? Nel senso che mi appresto a fare un viaggio, ma poi quello che incontrerò lì è sicuramente molto di più di quello che ho nelle mie aspettative. Beh, quello che tu dici si sposa perfettamente, no? Con un po' quella predisposizione che deve avere il viaggiatore, perché io lo riconduco sempre al discorso del viaggio, perché il parallelismo è forte. Cioè, il viaggiatore, se parte con la certezza di trovare solo quello che ha letto o quello che gli altri hanno vissuto, vuol dire che vivrà praticamente un'esperienza molto più contenuta. L'apertura mentale e anche interiore che impone Celtica vuol dire andare alla scoperta praticamente di un'esperienza ancora più forte, ancora più intensa. Sì. Ecco perché c'è, immagino, no, questo parallelismo. E ovviamente ho sempre assistito anche ai racconti di tutti i partecipanti, ma io stesso, di questa famosa magia di, sì, Celtica, esatto, la possiamo chiamare, sì, così? Sì, sì. Celtica per noi è un sogno. Noi infatti, più che chiamarli volontari, ci chiamiamo... li chiamiamo i realizzatori del sogno. Ognuno costruisce un pezzo di questo sogno per quanto abbia, per quanto di sua competenza, le sue capacità, le sue predisposizioni, attitudini, motivazioni e anche predisposizione del momento, perché i volontari, alcuni volontari sono qui da sempre, ma ogni anno magari si dedicano a cose diverse a seconda proprio di quello che sentono. Quindi Celtica è un po' un sogno che viene imbastito, dico sempre io, dai realizzatori del sogno e poi arricchito da chi arriva qua, perché ognuno porta un pezzo e un po' si ritrova nel sogno, un po' lo fa diventare suo sicuramente, ma un po' aggiunge a questo sogno una sua parte. Quindi questo sogno si amplifica e acquisisce sfaccettature diverse a seconda di chi lo vive e di come lo vive anche. Assolutamente. Noi riceviamo fin da Celtica e sui social, ma soprattutto dopo, man mano che appunto il pubblico torna a casa, tantissimi ringraziamenti per quello che hanno ricevuto, non tanto il programma, ripeto, ma quello che hanno potuto vivere qua. Io dico sempre ai volontari che la loro predisposizione, il loro atteggiamento, la loro attitudine durante l'allestimento del bosco è quello che poi il pubblico percepisce quando è qua. Quindi io invito sempre tutti a lavorare molto in armonia, molto in sintonia. E nei vari momenti di preparazione del festival ricordo a tutti i volontari che non esistono settori più importanti di altri. Celtica è organizzata in 22 settori e ogni settore ha un responsabile di settore, ogni responsabile di settore ha dei volontari che lavorano con lui. E, non c'è, invito tutti a pensare che non c'è una differenza, cioè il settore che si occupa di tenere pulito il bosco e portare via i rifiuti è altrettanto importante del settore che si occupa di andare a prendere gli artisti degli hotel e portarli, certo, sul luogo. Quindi invito a fare questa riflessione, perché Celtica è proprio data dalla messa in comune di queste capacità, competenze eccetera e può essere realizzata proprio grazie al fatto che ognuno ci mette del suo in tutti i settori dell'organizzazione. Assolutamente. Allora, io però, Laura, voglio farti un'ultima domanda, visto che è stato un piacevole incontro estemporaneo, per sì, cui approfitto e ovviamente siamo, e qui ovviamente la camera è tutta tua, sì, siamo alle porte della 27ª sì, edizione sì, di Celtica a Valvenì. Sì. Quindi la domanda è questa: che cosa si aspetta Laura e che cosa deve aspettarsi il pubblico da questa 27ª edizione?
cosa mi aspetto? Come sempre, la realizzazione di una magia. Quindi difficile definire la magia nei dettagli. Io invito tutti a stare, come succederà a me quest'anno, con il cuore aperto. Nessuna aspettativa, il cuore aperto. E la magia sicuramente entrerà, come dico io, no? Non in punta di forchetta, ma proprio a piedi uniti e a grande, diciamo, a gran voce, ecco. Perché l'unico modo per viversi celtica è proprio questo, aprire il cuore e mettersi in ascolto. Cioè, dare proprio il vero significato a quello che è l'amore per ogni cosa, l'amore per il luogo, l'amore per le persone che incontreremo, l'amore per la musica che ascolteremo, le conferenze, gli artigiani, ciò che vedremo, insomma. Quindi stare con il cuore aperto e non aspettarsi nulla, e sicuramente la magia si realizzerà. Questo è quello che farò io e spero che sia quello che faranno anche tutti quelli che verranno a trovarci il 29, il 30 giugno e il 2 luglio. Grazie mille Laura, grazie. Grazie a voi. Buona continuazione. Grazie.